Ciao amici e ben ritrovati. Un salutone da Pasqui. Saluto tutti quanti i gruppi che ci seguono su Telegram. Troverete l'elenco in descrizione. Come ben sapete, nel panorama degli indossabili il mercato è sempre più affollato e brulica ormai di oggetti di ogni tipo e continuamente ne escono, quasi quanto il mercato degli smartphone, perché è un settore molto seguito e molti utenti sono interessati e appassionati a questo tipo di oggetti. Ci sono oggetti di qualità assoluta abbinati a un prezzo giusto, ci sono oggetti di qualità buona abbinati a un prezzo sballato, ci sono invece oggetti di qualità ottima abbinati a un prezzo eccellente, quindi parliamo di rapporto qualità-prezzo. In quest'ultima categoria che ho appena nominato si inserisce di prepotenza sicuramente la serie Amazfit GTR che è appena uscita e oggi abbiamo da spacchettare un altro esemplare. Come ben sapete, io ho già lui, l'Amazfit GTR da 47 mm. Guardate che bella watch face che ho per l'occasione. Ringrazio tutti, ringrazio soprattutto GearBest Italia di aver avuto fiducia in noi, nel nostro canale. Siamo stati scelti tra tanti e nella pagina del prodotto del GTR da 47 mm e oggi, arrivato oggi, il GTR da 42 che abbiamo qua, che andiamo a spacchettare tra poco, GearBest ha scelto la nostra recensione. Quindi grazie mille a GearBest Italia, ripagheremo assolutamente con l'impegno e con la passione questa fiducia. Ora insieme andiamo a spacchettare il fratello minore da 42 mm. Ma prima lanciamo la sigla. Bene, eccoci qua, abbiamo i due esemplari, di cui uno è già al mio polso, guardate, il GTR da 47 mm che ha implementato con l'ultimo aggiornamento e gli ultimi update l'Always On. Purtroppo ancora consuma un po' troppa batteria e speriamo che con i prossimi aggiornamenti vadano a sistemare questa questione dei consumi perché con la batteria consuma praticamente il doppio. La batteria dura addirittura meno della metà di quello che promette. Quindi per il momento io l'Always On non lo tengo attivo perché comunque basta un leggerissimo movimento del polso per riattivare il display. E la trovo una funzione, non dico inutile, ma quasi. Opinione del tutto personale, se arrivassero anche le notifiche a schermo in stand-by, allora avrebbe un senso avere l'Always On, ma siccome è visibile solo l'orario, quando ho bisogno di guardare l'ora, basta che io faccia così e lui in automatico si illumina. Perciò la questione notifiche e Always On ancora non è stata ben implementata da parte di Xiaomi. Adesso andiamo a vedere come è fatto il suo fratellino e poi facciamo un breve confronto fra i due. Qui abbiamo la scatola, intanto andiamo a vedere le caratteristiche tecniche dietro la scatola. Qui abbiamo il 47 mm che è dotato di una batteria da 410 mAh, mentre la batteria del fratello più piccolo è 195 mAh, quindi è circa la metà. Questo ha nome in codice A1910 e il 47 mm invece è A1902. Presumo da questo codice che il secondo, cioè il più piccolo, sia uscito dopo, quindi è più nuovo. Andiamo a vedere come è fatto e se ci sono grosse differenze, soprattutto per quanto riguarda le misure e le funzioni. Una volta che l'abbiamo attivato, allora andiamo anche a configurare. Mettiamo da parte la scatola del 47 mm e andiamo ad aprire questa. Spero di riuscirci senza bisogno di usare le forbici. Sì, ce l'ho fatta. Apriamo. Vediamo le caratteristiche se sono simili quelle descritte nella parte davanti. Dice lunga batteria, qua non lo può dire, ovviamente. AMOLED display, anche qua la stessa cosa. Controllo continuo del battito cardiaco, resistente all'acqua fino a 50 metri, anche qui, multisport, GPS integrato, anche qua c'era sulla scatola GPS più GLONASS, notifiche sullo smartwatch, ci sono le stesse indicazioni, tutto sommato. Andiamo a vedere, aprendo la scatola, che era sigillata, ancora grazie a GearBest per avercelo mandato. Ecco, molto bello questo colore grigio scuro, è davvero fine. Vediamo di tirarlo via senza distruggere nulla. La confezione è la solita. Contiene il manualino con, presume anche l'italiano. Sì, c'è anche l'italiano, guardate perché è versione globale. E la sua basetta di ricarica che non vado neanche a. Ma sì, dai, la apriamo così, tanto servirà.
sua basetta di ricarica con i due pin è identica a quella del Amazfit da 47 mm. Mettiamo via anche questa scatola, andiamo a dedicarci all'orologio. Eccolo qui, c'è sopra ovviamente una pellicola che andiamo a togliere. Prima cosa, tolgo anche l'altro così guardiamo subito il confronto sulle grandezze, anche se le sappiamo già, però guardate, è nettamente più piccolo. Si nota la differenza. Diciamo che per polsi piccoli è più indicato questo, anche se probabilmente questa linea è più da donna. Intanto il cinturino è in gomma e non è in pelle nella parte superiore, è in gomma anche questo sotto, ma sopra è in pelle, è anche buona pelle. Questo invece è tutto gomma, quindi già l'aspetto più cheap. Me lo metto al polso e poi lo confronterò con l'altro, così mi direte come sta. Sì, è un po' piccolino, cioè è bellino, fine, però è un po' piccolino per il mio polso. Forse perché mi sono abituato, all'altro. La differenza si nota. Adesso provo a mettermelo qui, questo qui. Io preferisco quello più grande, perché preferisco avere una visuale maggiore sul display. Adesso andiamo ad accenderlo. Le caratteristiche esteriori sono le stesse. Ci sono i sensori per il battito cardiaco, i due pin per la ricarica. Tasto con bordatura rossa interna, molto ben rifinito. Tasto funzioni, tasto home e accensione. Andiamo subito ad accenderlo. Lo mettiamo a confronto. Il display è della stessa identica qualità. Andiamo ad abbinarlo al nostro OnePlus 7 Pro. Il feedback della vibrazione di questo OnePlus 7 Pro è una cosa pazzesca, ragazzi, La sto provando adesso, è assurda la reattività. Mamma mia, che roba. Ricordo che questo ha 12 GB di RAM LPDDR4X, una velocità a dir poco spaventosa. Bene, stiamo andando dentro alla nostra app Amazfit. Abbiamo fatto il login con l'account Mi Account. Potete farlo anche con Google o con Facebook. Adesso andiamo ad abbinare un nuovo dispositivo. Aggiungi un dispositivo. Guardate quanti ne sono usciti ultimamente di casa Amazfit. C'è l'Amazfit Stratos 3 e 3 Plus. C'è il GTS che non vedo l'ora di provare e spero di riceverlo a breve. Poi Nexo, poi Beep, Verge Lite, Verge e Stratos, Stratos Plus. Veramente tanti sono, Ormai il parco indossabili di Xiaomi è di tutto rispetto. Devo dire che è uno dei più completi in assoluto. Andiamo ad abbinarlo, scansione del codice, ecco, me l'ha già visto e lo associamo. Comunque, dal punto di vista estetico, sono molto simili, anche la griglia intorno del display è uguale, ci sono gli indici scavati nella griglia esterna, tutto in alluminio, il colore è identico, non ci sono gradazioni più scure, mi sembra. Forse questo alluminio è un po' più scuro, infatti c'è scritto black. Qua invece è un po' più sul grigio, vedete? La cassa, a parte che è magnetica, quindi si attaccano, vedete? Si attaccano tra loro. Questa non me l'aspettavo. Si attaccano tra loro, guardate che rimangono attaccati. Si vogliono bene, ragazzi, si vogliono bene. Si sono riconosciuti, padre e figlio. Vabbè, a parte le ciance e le battutacce, direi che un po' la tonalità più scura si nota nell'Amazfit GTR da 42 mm. Andiamo a vedere se va a buon fine l'associazione. Sì. Si è associato benissimo. Adesso vediamo come va ad aggiornarlo e se va ad aggiornarlo subito. Ecco, questa è l'interfaccia principale. Lo attiviamo. Molto fine, mi piace tanto con i numeri romani. Adesso andiamo a disabilitare la luminosità automatica, la aumentiamo per far vedere la bontà di questo display. Guardate che bello, angoli di visuale eccellenti. Piccolino, ma molto molto bello. Ovvio che essendo più piccolo, a parità di risoluzione, questo risulterà un pelino più definito. Ok, associato, vediamo se c'è un aggiornamento. Ripristino delle impostazioni. Probabilmente per renderlo più fine sarà meglio anche sostituire il cinturino. Andiamo a misurarlo. No, sembra un po' più stretto. Sembra da 20 mm. Diamo il metro qua e lo verifichiamo subito. Sì, è da 2 centimetri, esatti. Invece quello del GTR da 47 è di 22. Quindi non sono compatibili i due cinturini, bisognerà andarne a prenderne uno apposta. Qua stiamo aggiornando, vedete che si sta già aggiornando. Si aggiorna il GPS. Impostazione quadrante, andiamo a vedere che quadranti ci sono disponibili. Questo mi piace tanto. Devo dire che il bordino nero però è un po' più pronunciato rispetto al bordo che c'è sul più grande dei due. Cioè, ho l'impressione che il bordo sia un pochino più spesso rispetto all'altro orologio. Questa è un'impressione mia, ovviamente a forza di vederlo tutti i giorni mi accorgo di alcune cose. Qua i quadranti sono diversi, ce ne sono di più rispetto a quello
quello che abbiamo in casa, e si possono andare a scegliere anche altri molto molto belli. C'è un'ampia gamma e un'ampia scelta. Possiamo andare a scegliere, non so, proviamone uno di questi, questo qua, e lo andiamo subito a caricare, vediamo. Visto che si carica in automatico, perché una volta abbinati i due dispositivi comunicano tra loro. Fatto! Adesso andiamo a vedere com'è. Bella, molto bella e luminosa. Guardate quanto è luminoso questo quadrante, fin troppo, si può andare ad abbassare. Io lo tengo di solito a metà perché consuma decisamente meno batteria. Le impostazioni e i menu sono sempre gli stessi. Adesso non è in italiano, è ancora in inglese. Vediamo se si può andare a cambiare la lingua da qui. Qua c'è l'impostazione del tasto inferiore a destra. Bene, abbiamo messo un altro quadrante ancora. Guardate che bello, bellissimo questo bianco. Molto fine, con i numeri romani, davvero di classe. Sembra un orologio vero. Il bordino, confermo, che è un pochino più spesso rispetto al suo fratello maggiore. Allora, vi do qualche info su questo orologio. Ha una batteria che dura circa 12 giorni anziché 25 con un utilizzo normale, ma lo proveremo e poi faremo anche una recensione flash, perché mi sembra doveroso, dopo averlo provato, dire come funziona. E noi sapete che facciamo sempre così. Con il GPS sempre attivo, dice la casa madre che dura circa 22 ore la batteria, quindi è molto più risicata rispetto all'altro da 47 mm. Resistenza all'acqua fino a 50 metri di profondità. È dotato di un GPS Sony a basso consumo, però il compromesso c'è perché, essendo più piccolo, la batteria è oggettivamente più piccola, non c'è niente da fare, a meno che non lo tenessero un po' più spesso, ma non sarebbe stato accettabile dal punto di vista estetico. È dotato di GPS più GLONASS come l'altro, e Bluetooth 5.0 BLE. Lo schermo è un AMOLED da 1.2 pollici con risoluzione 390x390 pixel anziché 454x454 pixel. RAM interna 16 MB e ROM 40. Quindi non ha memoria interna, non potete salvare niente all'interno. Adesso abbiamo detto batteria da 195 mAh e 45 grammi anziché 55, quindi è un po' più leggero, anche se non si sente al polso anche lui. Vediamo ora se si aggiorna all'italiano e poi ci salutiamo e ci rivedremo per una recensione flash, perché sono assolutamente deciso nel farvi vedere come va e farvi sapere come si comporta nel quotidiano. Vediamo gli aggiornamenti. Versione firmware V008.83. Qua non è in italiano per il momento. Video sedentarietà, notifica obiettivi. Il menu è sempre quello. Chiamate in arrivo attivo. Ok, andiamo a vedere se c'è i font. Si stanno aggiornando i font. Probabilmente stanno arrivando adesso dal server di aggiornamenti, perciò dovremo avere un minimo di pazienza. Li metto ancora vicini così potete notare e vedere le differenze di grandezze, che mi sembra evidente a occhio. Uno è un po' più fine e piccolo, l'altro secondo me è preferibile dal punto di vista della, come dire, visibilità, perché inevitabilmente i caratteri saranno anche più grandi. Eccolo, finalmente l'aggiornamento firmware, l'abbiamo trovato. Mentre finisce di aggiornarsi parliamo un po' di prezzi. La versione piccola da 42 mm in questo momento, offerta lampo con il 17% di sconto sul prezzo totale, che sarebbe 153,70, viene 127,42 sul sito GearBest Italia, che ringrazio ancora per avermi mandato l'oggetto, mentre il fratello maggiore da 47 mm è in offerta lampo a 136, che è comunque un ottimo prezzo. È stato minimo storico 124 con coupon. State sintonizzati perché metteremo le offerte sotto al nostro video e nel nostro canale di offerte China Deals 2017. Ha finito intanto di aggiornarsi e verifichiamo, intanto si riaccende, se c'è l'italiano presente finalmente. Direi proprio di sì. Intanto sto tenendo questo display fenomenale del OnePlus 7 Pro a 90 Hz, cosa che mi ero dimenticato di dire nell'unboxing. Una delle caratteristiche più importanti, mi perdonerete, spero, ho parlato della risoluzione altissima Quad HD e non ho menzionato la possibilità di mettere a 90 Hz, quindi con una profondità di colori e di definizione del display stesso ancora maggiore. Potete ammirarlo, credo, anche nel video, per quanto è nitido. Ecco, adesso ha aggiornato, visto? Abbiamo tutte le scritte in italiano. Tutte in italiano, finalmente, tutto il menu. Non ci sono novità rispetto agli ultimi aggiornamenti, penso che ci sia l'Always On, sì, eccolo qua.
attivo. Diciamo che la traduzione non è proprio il massimo, ma l'abbiamo attivato. Adesso aspettiamo che vada in standby un attimo e vediamo cosa mi fa vedere. Ecco, molto bello l'always on di questo dispositivo. Qui è diverso. Adesso attivo anche il suo, così facciamo un piccolo confronto. Qua vedete che l'always on è differente. Qui è così e qua l'abbiamo in questo modo. Non so se riuscite a notare le differenze senza che si attivi. Ecco, vediamo quando vanno in standby entrambi. Qui rimane in inglese la scritta del giorno, ma l'importante è vedere l'orario. La stessa cosa anche qui, però vedete, hanno due grafiche diverse. Bene ragazzi, io vi saluto, saluto tutti quanti i nostri canali partner, lo zio Bob Hux, sei un grande. Continua così, sempre sul pezzo, e vedrai che insieme arriveremo a grandi risultati. Iscrivetevi al suo canale YouTube, mi raccomando, continuate a sostenere lo zio perché è unico. Detto questo, andate a iscrivervi anche ai canali Max Recensioni, Phoneblog Italia, Passione Smartphone. Saluto tutti gli amici dei gruppi Telegram che trovate sotto in descrizione al nostro canale. Spero che questo confronto vi abbia chiarito un po' le idee sulle differenze di questi due indossabili. Faremo una recensione flash, vi diremo nel quotidiano come funziona e quanto dura la batteria, soprattutto perché credo che sia il dato più importante, e poi ci vedremo ai prossimi aggiornamenti e alle prossime recensioni. Continuate a seguirci, grazie ancora a Gearbest per aver scelto la nostra recensione. Un salutone a tutti da Pasqui e da ChinaDeals.it. Ciao!